Cortesemente i colleghi fotografi lasciano la pedana, grazie. Grazie ai fotografi, colleghi. Colleghi, grazie. Bene. Grazie colleghi, guadagnate i vostri posti in modo tale che il Presidente possa dare il via alla sua dichiarazione. Cortesemente abbandonate la pedana, grazie. Grazie. Alba Monte, ecco qui. Grazie colleghi, cortesemente lasciate la pedana. Grazie. Prego Presidente. Alle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura, ma come ovvio un ringraziamento doveroso e davvero cordiale e sentito alle cittadine e cittadini di Napoli e della Campania che hanno concesso a me l'onore di andare avanti in questa battaglia che è stata una battaglia molto difficile. Credo che sia un dovere di onestà intellettuale chiarire che questo dato elettorale della Campania non può essere letto in termini di destra e di sinistra. La mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista, come ovvio, ma anche da tante forze moderate, da tante forze anche della destra non ideologica, che si sono riconosciute in un programma di governo. Si sono riconosciute innanzitutto nel lavoro di questi anni, nel lavoro fatto non soltanto in occasione della fase più dura dell'epidemia, ma anche in occasione del varo di un piano socio-economico di oltre 1 miliardo di euro al sostegno delle imprese, delle famiglie, dei disabili, dei pensionati. Credo che questo risultato esprima l'orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale ed internazionale. Napoli e la Campania sentono di poter camminare oggi a testa alta in Italia, e sentono di poter affrontare nei confronti di chiunque la sfida dell'efficienza. Credo che questo risultato sia anche frutto della condivisione del programma che abbiamo indicato per il futuro. Per il futuro abbiamo indicato un programma che ha al centro un solo obiettivo, uno soltanto, il lavoro. Per i giovani di Napoli e della Campania abbiamo l'ambizione di interrompere o almeno frenare l'emorragia dei giovani dal sud al nord o in Europa o in altre parti del mondo. Questo è l'obiettivo centrale della fase che abbiamo indicato agli elettori, a cui si aggiunge ovviamente l'obiettivo di conquistare standard elevati per quanto riguarda i grandi servizi di civiltà, completare il programma di rinnovamento della sanità campana, raggiungere obiettivi storici dal punto di vista di quelle che sono state le emergenze tradizionali della Campania, la gestione dei rifiuti, la depurazione delle acque, il sistema dei trasporti pubblici. Si è compreso ovviamente che siamo a un passo dal raggiungimento di questi obiettivi davvero storici per la Campania. Pensate che fra un anno e mezzo potremmo dire di essere la regione più ambientalmente avanzata d'Italia. Credo si sia anche compreso e condiviso il programma che riguarda il mondo della scuola.
l'università della ricerca, la vera grande ricchezza di Napoli e della Campania è il suo capitale umano. Beh, credo che ci siano queste ragioni molto semplici alla base di un dato che considero significativo, importante, e che mi permetto di sottolineare per un aspetto. Ho detto all'inizio che considero questo risultato un risultato di popolo, un risultato che ha espresso l'unità delle energie positive, delle forze sane, del mondo produttivo. Ci stiamo preparando ovviamente a mesi difficili. Avremo fra qualche settimana il problema di decine di migliaia di lavoratori che perdono la cassa integrazione. Ci stiamo preparando a mettere in piedi un programma di sostegno socio-economico per loro e anche di sostegno deciso al sistema delle imprese. Ma voglio dire che si è espresso in questa circostanza una unità di popolo che mi permetto di indicare come esempio positivo per l'Italia. Noi abbiamo vissuto all'inizio della fase dura dell'epidemia un momento di unità nazionale. Poi ci siamo persi per strada. Poi abbiamo visto ritornare a galla e prevalere elementi di rissosità, di aggressività, di politica politicante, che sono l'unica cosa di cui l'Italia non ha bisogno. Io credo che dovremmo riflettere su questo dato. In Italia è andata crescendo, e non è una cosa di queste settimane, è una storia che va avanti da anni, è andata crescendo una società tossica, un dibattito pubblico, un confronto politico segnato sempre di più da elementi di aggressività, di incarognimento, di calpestamento della dignità delle persone. Io credo che dovremmo deciderci a trovare nel nostro paese un modo di vivere anche la vita pubblica, di vivere anche il confronto politico in maniera civile. Rimango convinto che se la politica perde il suo senso umano, la politica non vale più niente. Allora sarebbe bene riflettere per tutti quanti, anche di fronte a risultati elettorali come questo, per ritrovare la strada di una unità di popolo sulle questioni fondamentali, così come sulla necessità di unire gli italiani sulle cose che riguardano il futuro dei nostri figli, della nostra nazione. Ora noi abbiamo di fronte un lavoro duro che ci aspetta, vi ho detto della situazione economico-sociale. Domani mattina siamo impegnati in due prime riunioni, una con i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, l'altra con le organizzazioni agricole per cominciare a lavorare all'impostazione del nuovo piano di sviluppo rurale. Non abbiamo un minuto di tempo da perdere. In modo particolare per quanto riguarda il Covid, io credo che siamo di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell'Italia. Vedo una distrazione generale, vedo un rilassamento generale. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l'ondata di ripresa dell'epidemia è già presente in Italia, forse non lo abbiamo capito, e che è già diventata necessaria una linea di nuovo rigore, di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili.
Abbiamo intorno a noi paesi che già registrano migliaia di contagi. Sarebbe davvero irresponsabile non capire che siamo già nella seconda ondata di epidemia. E siccome la Campania è la Campania, come ci siamo ripetuti, e siccome avendo aperto tutto in Italia, le frontiere, la mobilità interregionale, l'economia, la Campania è una regione espostissima, perché siamo la regione con la più alta intensità abitativa d'Italia, credo che dalla Campania vediamo prima e con più chiarezza l'emergere di questa nuova ondata di epidemia. Quindi mi auguro che ad horas ci fermiamo, riflettiamo e prendiamo decisioni conseguenti, superando il clima di rilassamento purtroppo irresponsabilmente diffusosi nel nostro paese. Poi, ovviamente, da domani mattina siamo impegnati sul piano socio-economico. Lavoro ai giovani, la preoccupazione per decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, imprese in crisi. Mi augurerei che anche il governo nazionale facesse sul piano nazionale quello che abbiamo fatto sul piano regionale, un piano socio-economico di sostegno ai settori deboli della società italiana e un grande piano di sostegno alla imprenditoria del nostro paese. Sono i compiti che avremo di fronte nelle prossime ore. Io devo solo rinnovare a questo punto il mio ringraziamento alle forze politiche che hanno voluto sostenermi, ai movimenti programmatici che hanno voluto sostenermi, ai singoli cittadini, alle donne, agli uomini che hanno voluto impegnarsi in questa battaglia. C'è stato un clima molto bello, ovviamente una campagna elettorale la si fa fino alla fine, ma c'è stato un clima di grande insieme, di grande compostezza, ma anche di grande entusiasmo. Cioè percepivo che c'era un rinato orgoglio di Napoli in primo luogo. Napoli, che oggi davvero può camminare a testa alta in Italia, e di tutti i cittadini campani. Ci siamo forse per la prima volta riconosciuti anche in una dimensione regionale che non è stata mai fortissima, diciamo, in Campania. Ma oggi forse ci riconosciamo anche in una comune identità regionale. Avremo battaglie da fare anche sul piano nazionale, in relazione ai fondi europei. Il mio auspicio è che ovviamente decidiamo rapidamente l'uso di tutti i canali finanziari europei. Abbiamo bisogno di risorse da investire, non di cincischiamenti tardo ideologici sull'Europa o non Europa. Non c'è un minuto di tempo da perdere. Noi siamo già al lavoro per cercare di individuare i progetti esecutivi effettivamente disponibili, i settori nei quali muoverci. Siamo impegnati a fare più di quanto non abbiamo fatto per il passato, un lavoro di sburocratizzazione radicale. Insomma, ci stiamo preparando in buona sostanza a mantenere gli impegni che abbiamo assunto con i nostri concittadini. Ringrazio di cuore tutti i nostri concittadini. Non è una piccola cosa quella che è successa, è una cosa importante e che, almeno per quello che mi riguarda, mi colpisce profondamente, mi inorgoglisce, ma insomma, dà anche l'energia necessaria a tutti quanti noi per riprendere da questa sera il lavoro. Non c'è da gavazzare. Godiamoci questo momento come giusto che sia, ma veramente non abbiamo un minuto di tempo da perdere.
i problemi urgono davanti a noi e abbiamo la possibilità, oltre che il dovere, di affrontarli e di risolverli nel modo migliore. Grazie Napoli, grazie Campania, grazie a tutti quanti voi. Grazie Presidente. Che dice? Andiamo. Dica Presidente. Ecco, grazie.